Giuseppe Carafa della Bay Box e di Copertino, di Francesco Stefani. Raccontaci un po' queste giornate di box qui nel Salento. È stato detto che sei stato escluso per un errore del computer. Dici qualcosa più dettagliatamente. Innanzitutto volevo dire che è una riunione stupenda, mai vista nel Salento, una riunione che ha ospitato i più grandi pugili d'Italia, i più forti pugili d'Italia, dai quali usciranno anche gli aspiranti alle Olimpiadi e alla nazionale. Niente, la mia esperienza è stata abbastanza, diciamo, tra virgolette, triste, in quanto, niente, a causa di un errore da prima arbitrale e poi del sistema di giudizio, sono stato escluso dai campionati. Ho perso gli ottavi di finale, nonostante che tre giudici su cinque mi dessero la vittoria. Adesso siete tutti concentrati per quanto riguarda domani, c'è la diretta su Rai Sport 1 e tutti siete pronti per questo grande evento, però diciamo che domani verrà detta questa cosa, no? Che sei stato escluso per un errore del computer che non va bene, insomma, ecco. Certo, domani sarà la giornata finale di questi campionati, con grande amarezza da parte mia perché sono convinto che sarei riuscito a vincere questo titolo, ero testa di serie, peraltro l'aspirante, diciamo, al titolo, chi domani presumibilmente vincerà il titolo, Stefano Gaspare delle Fiamme Oro, è stato già un mio avversario, è un avversario che ho già battuto, per cui me la sarei giocata, avrei... E certamente, quasi sicuramente vinto il titolo io. Il tuo cammino sarà, possiamo dirlo, a livello internazionale, no? Si spera che dopo questi campionati, gli occhi di chi dei supervisori, degli osservatori, mi concedano esperienze anche superiori, diciamo, al campionato italiano. In futuro anche cercheremo di. Stiamo lavorando con il mio tecnico, con Francesco, per aspirare al passaggio al professionismo. In questo momento possiamo dire che quanti siete iscritti a Copertino alla Bay Box di Francesco Stefani? No, siamo abbastanza. Ci sono molti pugili dilettanti. Siamo io, mio fratello Antonio, i gemelli Cordella. Siamo una decina di pugili a livello nazionale e poi i professionisti Leo e Andrea Manco di Milissano. Allora, un bocca al lupo per il tuo futuro ormai, diciamo, possiamo dire. Diciamo questo, però domani le tue aspettative di questo incontro che ci saranno qui nel Salento. Crepi il lupo per il futuro e io per la mia categoria pronostico che vincerà Stefano Gasparri delle Fiamme Oro. E tutto il mio tifo andrà ai pugili pugliesi che arriveranno in finale, ma soprattutto al mio amico e vecchio compagno di scuderia, ora si trova in forza alle Fiamme Oro, e Dario Vangeli. Ne vuoi me la pulizia? Allora, siamo in compagnia di Francesco Stefani, questo torneo di box qui a Ugento, la giornata definitiva. Come sono andate le cose? Beh, sono stati giorni veramente duri. Però, come dico ormai da sempre, è grazie a tutto il mio staff che riusciamo a fare quasi l'impossibile. E quindi oggi sta andando tutto a pennello, sta andando tutto a perfezione, credo che sia una delle manifestazioni più belle degli ultimi anni. Questo grazie anche a Salvatore Carafa che da mesi ormai si sta prodigando affinché tutto andasse per il verso giusto. Grazie Salvatore. Salvatore, sappiamo che suo figlio è stato escluso per un errore del computer. Una sua opinione su questo? Dopo tanti anni, per la prima volta mi è successo di assistere alla sconfitta di una vittoria. E ovviamente sono rimasto amareggiato e perché no anche un po' arrabbiato, però purtroppo è lo sport, quindi si vince, si perde, anche se
non sappiamo ancora se ha vinto o se ha perso, insomma. Il problema è che lo sapete tutti che praticamente per il sistema arbitrale a livello proprio di documenti Giuseppe ha vinto, però poi per un gioco del computer, come dicevi poco fa, gli hanno dato la sconfitta. Però penso che si è chiusa una porta per Giuseppe e si aprirà un portone abbastanza grande. Francesco, vuole dire qualcos'altro? Dio. Sì, no, forse entro più nello specifico per spiegare un po' com'è il meccanismo di giudizio. A bordo ring ci sono 5 giudici che ognuno di loro dà un giudizio per il match e poi il sorteggio, il computer fa una specie di sorteggio, di questi 5 ne vengono estratti soltanto 3. Bene, allora noi abbiamo avuto il 2 giudici su 3 hanno dato la sconfitta a Carafa, ma se avessimo pescato tutti i 5 giudici avremmo vinto per 3-2. È un sistema che sicuramente la Federazione Pugilistica Italiana cercherà di riformulare, perché ci siamo accorti che non è proprio un verdetto al 100% genuino, anche perché, ripeto, su 5 giudici 3 hanno dato la vittoria a Carafa, però siamo stati sfortunati perché abbiamo pescato pari pari quei 2 che hanno dato la sconfitta. Grande pubblico comunque, dico, soddisfatti della manifestazione, no? Che ne pensate? Diciamo che per quanto ci riguarda Ugento è il 7° anno consecutivo che ospita il pugilato e ogni anno abbiamo avuto grosse soddisfazioni. E con il pienone del palazzetto che non si è visto mai a Ugento tanta gente, stiamo parlando di 1500 persone sicuramente, e vuol dire che la box sta rinascendo alla grande, sta rinascendo proprio dal sud e dal Salento. Il merito è dell'impegno del team di cui faccio parte, che praticamente ci siamo fatti conoscere un po' in giro presentando i nostri pugili sulle piazze, nei palazzetti eccetera, e poi chiaramente la gente viene a seguirli, viene a vederli con entusiasmo e si abbraccia così i propri pugili della propria zona. Faccio un'altra domanda a Francesco, un appello per avvicinare i giovani alla box. Sì, come molti pensano sembra uno sport violento, ma in realtà è uno sport che ti dà il self control. In palestra, almeno che tu non voglia fare il pugile, non corri alcun rischio. Non significa che i pugili corrono dei rischi, però insomma sanno quello che vogliono, sono degli atleti che si preparano per dei combattimenti. In realtà chi vuole soltanto fare il settore amatoriale non ha alcun rischio di farsi del male, quindi è importante per i bambini e per i genitori capire appunto che si parte dal settore amatoriale, dove un bambino fa quasi tutto quello che fa un pugile, dalla funicella a portare colpi al sacco, senza il contatto. Diciamo continuo, perché è vero che è uno sport di contatto, però è uno sport che sviluppa tantissimo l'autostima nei giovani di oggi, e non solo l'autostima ma anche il coraggio, e non mi riferisco soltanto al coraggio fisico ma anche a quello morale, perché salire sul ring e combattere non è così semplice, se non si sviluppano prima quelle doti naturali che abbiamo un po' tutti e che le abbiamo messe un attimino nel cassetto. Allora, vorrei ringraziare l'amministrazione di Taviano, vorrei ringraziare l'amministrazione di Ugento che come al solito è pronta a secondare le nostre richieste. Voglio fare un ringraziamento alla Federazione Pugilistica Italiana.